L'appuntamento qui non è né casuale né banale, perché prende le mosse dalla presentazione in questo luogo il 16 maggio di una pubblicazione che poi verrà omaggiata a tutti voi, 50 anni da un'idea. Roberto Guzzoni, che è il nostro delegato della stampa agroalimentare, ambientale, energetica e del territorio per la provincia di Ravenna, ha curato insieme a tanti altri personaggi, che poi lui ci dirà, questo fascicolo che ripercorre un percorso virtuoso nato qui a Ravenna in un'epoca in cui l'ambiente era lontano da essere considerato importante sia le persone, per i cittadini, sia anche per le autorità politiche e sociali. Allora c'era un discorso molto legato si veniva dagli anni della ricostruzione, si cercava di ricostruire un tessuto produttivo, si sfruttavano le opportunità che si sviluppavano anche in settori particolarmente importanti e delicati come quello della chimica. Proprio in quegli anni si incominciava a progettare a Ravenna la difesa del territorio, quindi le due cose sono venute a qualche anno di distanza, però nel tempo, negli anni 60-70, sono andati di pari passo, ed è grazie proprio a questa sensibilità costruita allora a chi, in particolare Gino Gatta, ha voluto porre l'attenzione sulle tematiche ambientali del territorio, che oggi ci troviamo in un ambiente bellissimo, come potete vedere oggi, e per poter godere di questa meravigliosa pineta do la parola a Roberto Guzzoni, che presenta le autorità, ci dice due parole, poi brevemente ci presenterà la pubblicazione. Grazie a tutti voi per essere qui, è un piacere rivederci almeno una volta l'anno e soprattutto in un ambiente come questo, nel quale io ammetto sono di casa, quindi conosco molto bene. Roberto Zalombani mi ha, forse non volendo, coinvolto, perché in quelle cose che ha appena detto io mi sono ritrovato completamente, perché ho passato 30 anni al petrolchimico di Ravenna, quindi quello fondato da Enrico Mattei, e poi vivo spessissimo questi ambienti insieme ad altri amici. Vi presento i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Ravenna, che ringrazio, perché abbiamo qui con noi l'assessore Guido Guerrieri, che è l'assessore all'ambiente del comune di Ravenna, e l'assessore Libero Asioli, che è assessore edilizia urbanistica del comune di Ravenna, che ci hanno supportato nella pubblicazione di questo fascicolo, del quale poi vi parlerò dopo alla fine. Passo la parola. Grazie, buonasera, io faccio solo un veloce saluto e vi do il benvenuto qui in questo luogo veramente straordinario, almeno per noi, e del quale noi di Ravenna siamo molto orgogliosi. Benvenuti in questa sede, dove spero passerete una piacevole serata. Mi piace sottolineare due aspetti, però lasciatemelo dire: siamo in un ambiente storico che anticipa di molto il petrolchimico. Vi faccio notare che siamo immersi nelle pinete, le stesse pinete che si tramandano dai tempi dei romani, quindi con una storia molto importante, ma questo molti di voi lo sanno già e credo che lo sanno molto bene. Mi piace sottolineare che quella di stasera non leggiamola come una semplice serata, come una semplice presentazione di un libro, ma leggiamola come una ripercorrere un momento di un'antica tradizione, di una cultura tipica del nostro territorio. Mi viene da fare il parallelo come quando una volta si facevano le battute di caccia e alla fine della battuta ci si trovava e si faceva un momento conviviale, si mangiava insieme. Diciamo che noi, nella stessa sede dove si facevano le battute di caccia, stiamo ripercorrendo e rivivendo quello che è un momento storico. Siamo nel 2015, ma potremmo essere 100-200 anni fa, che il canovaccio è quello, lo schema è quello,
al termine di una giornata passata o facendo una battuta di caccia o visitando luoghi, vivendo il territorio, ci si ritrova a tavola per scambiarsi opinioni, esperienze e per passare bene insieme una bella serata. Un vero e proprio momento di cultura, credo, legata alla nostra tradizione, alla tradizione di queste pinete. Detto questo, buona serata a tutti voi. Buonasera, sono il presidente della Federcaccia provinciale di Ravenna. Grazie della partecipazione. Io velocemente vi dico un po' com'è nata questa iniziativa. Cioè, la Federcaccia già a livello nazionale, ovviamente anche nelle sedi periferiche, è molto impegnata da quello che è l'aspetto sia scientifico della caccia sia anche culturale. Cioè, noi stiamo impegnando anche notevoli risorse proprio per fare queste ricerche che possono permettere ovviamente ai cacciatori di poter continuare nella loro passione, portando ovviamente dei dati, non dati, diciamo così, derivanti da sensazioni oppure, come si dice, pensieri di pancia, ma usando ovviamente delle ricerche che diano dei dati reali. L'aspetto culturale anche per noi è fondamentale. Noi purtroppo stiamo vivendo, diciamo così, da parte di una società che oggi, ovviamente, che si è sempre di più urbanizzata, non conosce tutta una serie di aspetti derivanti da quello che era la cultura agricola. Cioè, noi, se ci pensate, che veniamo dalla campagna, cioè le nostre tradizioni, la nostra età, purtroppo ne abbiamo qualche annetto, bene o male eravamo molto in contatto con l'agricoltura e quindi vivevamo quello che era tutto il processo, la nascita di un animale, accudire l'animale per poi dopo ovviamente approfittare di quello che ci dava l'animale, cioè le carni e quant'altro. E oggi la società di oggi non vive più questo passaggio, cioè, in effetti, se andiamo a parlare a un bambino che cos'è il pollo, ti dice che sì, è alla coppe dove sono quelle fettine, quello è il pollo, quindi non vede tutto quello che è la vita e, diciamo, purtroppo anche la morte. E di conseguenza c'è questo spirito molto anticaccia e soprattutto questo vedere l'animale in modo molto idilliaco e quindi non vedere anche certi aspetti cruenti anche dello stesso. Adesso lascerei la parola a Libero che racconta un po' la figura anche di questo personaggio che è stato presidente provinciale Federcaccia, un personaggio eccezionale che è Gino Gatta. Piccola variazione in corso. Vi presento la pubblicazione che poi, prima di andare via, distribuiremo in omaggio. Allora, parla di una cosa molto importante del territorio del Vennate e l'abbiamo fatta uscire quest'anno 2015 per due ricorrenze. Prima perché è il 50° della prima lettera che Gino Gatta, poi vi dirò chi è subito, Gino Gatta scrisse agli enti pubblici per tentare di salvare Ponte Alberetti, che è la zona umida, ed è il 70° della liberazione di Ravenna. Dice che c'è zecca perché Gino Gatta è stato il primo sindaco liberamente eletto dopo la liberazione ed è stato una delle figure di maggiore spicco della resistenza ravennate con la 28ª Brigata Garibaldi che ha combattuto a poche centinaia di metri di qui fuori dalla Pineta nella Pialassa Baiona. Libero Asioli, mentre era presidente provinciale della Federcaccia, ha scavato nell'archivio e ha trovato tutte quante le lettere che Gino Gatta scrisse agli enti pubblici di Ravenna e della regione per salvare il Ponte Alberetti. Salvare di Gino Gatta e anche di altre persone di Ravenna, poi si è riusciti a salvarle e tuttora ne possiamo visitare ed è fruibile al pubblico. Chi era Gino Gatta? Gino Gatta, come vi ho detto, è stato una delle figure di spicco della resistenza e un ottimo amministratore locale. Nonostante la bassa scolarità, lui è nato come barbiere, come birocciaio, pensate che finita la guerra ha spinto, e troverete qui leggendo, ha sostenuto le letture dantesche. Pensate, subito dopo la guerra, nel 44, nel 45,
con le case in rovina, la gente senza lavoro e tutto il dissesto che c'era conseguente, a pensare alle letture dantesche. Era una persona illuminata che ha cercato di portare avanti la cultura, l'istruzione. Oltre questo, finito il suo percorso di amministratore, nel quale fu molto apprezzato, e troverete i documenti qua dentro, e lui è sempre stato un grande cultore dell'ambiente, per cui finita la sua carriera da politico, da amministratore pubblico, qualcuno disse che si era ritirato da vita privata. Non è vero, lui si è ritirato dalla politica attiva, ma continuava ad operare all'interno della società e si è espresso in questo caso per salvare appunto Alberete e per diciamo creare alcune zone di protezione nelle nostre province che prima non esistevano. È un inedito in tutti i sensi, quindi io spero vi piaccia, vi ringrazio di essere qui e mi ha fatto molto piacere poter sfruttare questa occasione. Paroli Brosioli. Buonasera, buonasera a tutti e un sincero ringraziamento per essere qui questa sera insieme a noi in questo luogo, come diceva Guido, eccezionale dal punto di vista storico e ambientale. È una cosa molto stimolante e tutte le volte che ne parlo a volte mi emoziona molto, perché è una cosa che io sento veramente. Per me Gino Gatta è stato un modello di vita. Gino Gatta, diciamo che è partito da sindaco, da amministratore, poi terminato la sua carriera, diciamolo così, da presidente provinciale della Federcaccia. Io sono partito dai cacciatori, dalla Federcaccia ai vari livelli, poi sono finito nell'amministrazione. Ho fatto un'esperienza da assessore in provincia, ho sempre fatto la cosa che mi è piaciuta, fare l'insegnante, ho sempre fatto l'insegnante. Poi dopo ho avuto questa opportunità anche di fare esperienze di carattere politico e in provincia ho seguito proprio la caccia come seguiva Gino Gatta, perché Gino Gatta è stata, oltre che sindaco di Ravenna, anche vicepresidente della provincia. E in quell'occasione mi è capitato un assessorato che legava la caccia all'agricoltura e al turismo, no? E molti hanno detto: ma cosa ci azzecca l'agricoltura col turismo? In realtà ho trovato una grande soddisfazione, perché ho lavorato proprio su questo binomio, cioè rilanciare l'agricoltura sotto l'aspetto turistico. Abbiamo fatto un grosso lavoro, abbiamo strutturato la provincia con molti agriturismi, abbiamo dato vita a questa forza, per sostenere i prodotti del territorio. Proprio da 10 anni fa è iniziata questa valorizzazione dei nostri prodotti. Che Ravenna è uno dei comuni che fra i primi a livello nazionale a dotarsi di strumenti urbanistici che hanno messo in sicurezza per primo gli ambienti naturali, quindi questo è l'importanza, ed oggi mi trovo da assessore all'urbanistica a porre un occhio di attenzione assieme al mio collega all'ambiente a questi ambienti particolari per cercare di valorizzarli al massimo. E Gino Gatta è stato un esempio di vita e un esempio anche politico, perché quando è stato il momento ha detto: ragazzi, non è più il tempo per me, io mi faccio da parte. Ma la politica, e anche l'ANPI, chiude la parentesi di Gino Gatta con l'abbandono alla politica attiva. In realtà Gino Gatta inizia un altro tipo di politica, quella fra la gente e fra i cacciatori. Allora la provincia di Ravenna contava 16.000-18.000 cacciatori, un esercito, cioè praticamente in ogni casa c'era un cacciatore. E quindi lui capisce questa cosa e non fa la vita partitica, ma entra nell'associazionismo. In quel momento lì, negli anni 60, l'associazionismo venatorio era forte, era importante gestirlo, dando un input nuovo, cioè quello di mettere al centro gli ambienti e la vita della fauna. Non per nulla è l'ideatore, il propugnatore delle prime zone di ripopolamento, vuol dire chiudere della zona la caccia. Voi immaginate, già oggi quando chiudi una roba e qui
ci sono gli amici della TC, lo sanno, già hai i fucili puntati in quel momento, gli anni 60, quando l'idea era quello di fare i fucili a 7 colpi, non quello di puntare sull'etica, no? La caccia diventava uno sport di massa, che è stato l'errore più grande che ha compiuto in questo settore qui la sinistra, diciamo. Quindi, e Gino Gatti dice: no, bisogna gestire il territorio, bisogna gestire la fauna, bisogna gestire l'ambiente. E dà vita a due delle zone, una delle quali è ancora lì visibile, più grandi protette, la Standiana, che è oltre 1000 ettari, e in collina la Pietramora, che era un esempio proprio di gestione faunistico-ambientale. Su Punto il Berete si impegna, cioè capisce subito che qui c'è in ballo la perdita di un ambiente che non si sarebbe più ricostruito, e qui, anche qui, contro, cioè si batte contro, perché si trattava da una parte di battersi contro i cacciatori, che in un primo momento, non capendo, avevano le bottili, ma non si rendevano conto che perdevano tutto. Dall'altra, cosa più delicata per Gino Gatta, uomo di sinistra, uomo che era cresciuto a fare il birocciaio, poi il barbiere, mettersi contro i braccianti. Cioè, c'era fame di terra allora, no? Perché adesso possiamo dire tutti abbiamo bonificato troppo, ma allora era la terra. È di lì che nei nostri paesi sono sorte le case, no? I nostri braccianti si sono fatte le case. Proprio perché, e quindi dire che non, si stoppava e si manteneva l'ambiente naturale, proprio era questo. E con forza Gino Gatto l'ha portato avanti, l'ha fatto. Con un grande intuito, perché disse: è vero, perdiamo forse un po' di ore per i nostri braccianti, ma costruiamo un futuro, perché questo in futuro può essere un centro di attrazione turistico eccezionale. Come dire, ha dovuto dare anche questa risposta, per cui grande attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e alla qualità della vita su questo territorio. Io vi ringrazio di visitare questo luogo, spero che ne scriverete bene, e quello che dico ai miei amici concittadini: siamo noi a fare la promozione, ma spesso invece tutti quelli che incontro in giro, che vengono da di fuori, dicono: avete un ambiente bellissimo, quant'altro, e noi spesso denigriamo ciò che abbiamo. Grazie comunque.